Le baronissiadi rappresentano il giusto mix tra sport e ragazzi. Cosa meglio di una scuola calcio, che tra l'altro è anche tra le società che organizzano le baronissiadi, che contribuiscono all'organizzazione. Dicevamo, quale meglio della scuola calcio può sancire questo giusto connubio? Assolutamente sì, è ovvio che la scuola calcio, soprattutto questa scuola calcio, che ha diciamo come fine principale quello di curare l'aspetto educativo da parte dei bambini, può essere presa ad esempio da parte delle baronessine per quanto riguarda l'organizzazione e anche il futuro di questi giovani calciatori. La scuola calcio di cui parliamo, ovviamente, è la scuola calcio Baronissi. Siamo in corso, sono in corso le iscrizioni per la prossima stagione agonistica. Ci può dare qualche informazione in più? Allora, la scuola calcio Baronissi, questo è il quarto anno che svolge funzione di scuola calcio. Le iscrizioni sono aperte da già più di una settimana, abbiamo raggiunto già quota 45-50 iscritti. La sede dell'associazione è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20:30, presso la sede di Gioventù Libera in via Ferrovia numero 20, dove sta la stazione a Baronissi. Per chi conosce Gioventù Libera non avrà problemi a trovarci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ripeto, dalle 18 alle 20:30. Ci sarà sempre una persona che darà informazioni utili per l'iscrizione del bambino alla nostra società, ma anche chi vuole soltanto venire a trovarci, a farsi una serie di risata, siamo sempre pronti a divertirci. E poi quest'anno c'è anche l'affiliazione col Catania Calcio. Sì, quest'anno mi pregio di essere uno dei fondatori di questa affiliazione insieme ad Antonio Tedeschi, che abbiamo curato in prima persona scendendo più di una volta a Catania e affiliandoci a questa società che, a differenza di altre affiliazioni, non ha richiesto nessun contributo economico, ma soltanto un contributo tecnico da parte degli istruttori, che andranno una volta al mese a Catania a seguire dei corsi di aggiornamento e porteranno le loro notizie nella nostra scuola calcio per dare nuova linfa a questi giovani calciatori.